isola di due punti. Non accadeva dalla stagione 87-88 che il Bologna guidasse il campionato. È successo oggi con la vittoria nel derby. Una soddisfazione per i tifosi, un regalo per Reja. Ma non è stato tutto così scontato. La SPAL ha dominato, perlomeno in fatto di gioco e possesso di palla. E il Bologna ha saputo interpretare la partita nel migliore dei modi. Difesa attenta, velocità e cinismo in zona gol. Tre occasioni clamorose, due finalizzate. Il calcio è questo e la squadra degli ultimi mesi sembra averlo imparato. Andiamo con la cronaca. Il Bologna rispolvera il solito look casalingo, va in gol subito dopo una bella prodezza di Negri. È il quinto minuto, Sacchetti riesce in qualche modo a servire Negri, che come al solito dimostra di essere determinante in zona gol. Serve un perfetto cross per la corrente per Golizzi, che travolge la palla in rete. Gol, esplode lo stadio. Ma non la SPAL, che come reazione prova qualche timida azione offensiva. Prima con Zamuner, il suo tiro è fuori. Poi con Bizzarri, sempre in movimento ma poco supportato da Menzini. Il suo colpo di testa finisce tra le braccia di Cervellati. Bologna e SPAL non si nascondono, giocano a viso aperto, creando spazi per il contropiede. Ma non c'è spazio per il batticuore. Nella ripresa la SPAL entra in campo con un altro piglio, aggredisce, tiene palla, punge e il Bologna alza le barricate, con un De Marchi sempre pronto a spazzare le palle pericolose. Ma l'affanno inizia a sentirsi nei cuori rossoblù, il pareggio è nell'aria. Invece il Bologna in contropiede sfiora il raddoppio con Cecconi al quindicesimo. È solo il preludio del gol, che arriverà 5 minuti dopo. Bonetti per Cecconi, bella discesa e palla al centro per Negri, che di testa non fallisce. È il 2-0, è la giusta ricompensa per un giocatore che si sacrifica sempre per la squadra. Il Bologna trova serenità, la SPAL affila gli artisti.